Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'assegno di inclusione che a partire dal 1° di gennaio sostituirà il reddito di cittadinanza e da oggi è possibile presentare le richieste per la nuova misura di sostegno al reddito che affiancherà un'altra misura, quella del supporto per la formazione e il lavoro, già attiva dallo scorso luglio, il servizio di Stefano Buda. Tra meno di 2 settimane scatterà lo stop al reddito di cittadinanza per i 29.300 abruzzesi che, in virtù delle particolari condizioni di fragilità economica e sociale, hanno continuato a percepire il sussidio anche dopo la stretta dello scorso luglio. A partire dalla giornata di oggi potrà invece essere richiesto l'assegno di inclusione, la nuova misura che sostituisce il reddito di cittadinanza e che, a seconda delle condizioni di criticità dei beneficiari, andrà da un minimo di 480 ad un massimo di 7.560 euro annui. Potranno accedervi le famiglie con un ISEE non superiore a 9.360 euro e con un patrimonio particolarmente contenuto, che abbiano al proprio interno una persona disabile o con almeno 60 anni di età o un soggetto fragile inserito in un programma di assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali o un minorenne. In quest'ultimo caso, la soglia del reddito ISEE, in base alla quale è possibile accedere al sussidio, risulta più elevata. L'assegno di inclusione può essere richiesto con modalità telematiche direttamente all'INPS o rivolgendosi a patronati e CAF convenzionati con l'INPS. Accanto a tale misura è già attivo dal 1° settembre scorso il supporto per la formazione e il lavoro, un'indennità da 350 euro mensili destinata ai cosiddetti occupabili, ovvero persone tra i 18 e i 59 anni con ISEE basso, che prendono parte a specifici percorsi di formazione. A Pescara, allo scopo di fornire chiarimenti e delucidazioni sulle due misure di sostegno al reddito, il Comune ha organizzato una 2 giorni informativa che si terrà domani e dopodomani mattina all'Aurum. La politica adesso, l'ex presidente della provincia di Pescara e attuale vice sindaco di Colle Corvino, Antonio Zaffiri, scende in campo e si candida per le prossime elezioni regionali con Forza Italia. Oggi l'annuncio ufficiale, Paolo Renzetti. Ingresso di peso in Forza Italia, il coordinatore regionale del partito Nazario Pagano ed il coordinatore provinciale, oltre che presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, hanno infatti ufficializzato la candidatura per le elezioni regionali di Antonio Zaffiri, ex presidente della provincia e attuale vice sindaco di Colle Corvino. Zaffiri entra ufficialmente nel partito forzista per dare linfa al partito berlusconiano, soprattutto nel territorio provinciale di Pescara. La candidatura di Antonio Zaffiri la riteniamo particolarmente prestigiosa, è stato già presidente della provincia di Pescara, sindaco di Colle Corvino, e rappresenta il collegamento tra Forza Italia e le amministrazioni comunali. Antonio Zaffiri apre Forza Italia alle liste civiche, al mondo dei piccoli centri, delle aree interne, produttive, al mondo degli amministratori e quindi per noi è un valore aggiunto. Una nuova sfida, lo faccio con determinazione, ringrazio Forza Italia, l'onorevole Nazario Pagano e il presidente Lorenzo Sospiri per avermi voluto in squadra. Io sono onorato perché questo partito ha dei valori importanti. La scelta non è stata fatta a caso, ma una scelta voluta e determinata dalla mia esperienza, perché è un partito strutturato, un partito moderato e ha nel suo DNA proprio l'attenzione per i territori e risolvere i problemi dei territori.
Poc'anzi il Presidente Sospiri ha detto rappresenta il collante con le amministrazioni, ma io direi che Forza Italia già ha rappresentato rappresenta il collante tra la politica e il territorio. Lo posso dire perché con la mia esperienza a livello provinciale già ho potuto constatare questo. L'attenzione che ha questo partito e queste persone che oggi mi presentano per i territori. Questo partito vuole la risoluzione e non creare problemi a livello politico, è nel loro DNA, è nel DNA di Forza Italia. E le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale a Teramo invece terminano quasi in parità. 5 gli eletti nel centrodestra, 4 nel centrosinistra e 1 in Azione, che però alle regionali sarà al fianco di Luciano D'Amico. Termina quasi in pareggio tra centrodestra e centrosinistra l'elezione per il rinnovo del Consiglio della provincia di Teramo. 5 i consiglieri provinciali di sponda centrodestra, altrettanti quelli di centrosinistra se si considera Azione, schierata con il candidato Luciano D'Amico alle prossime elezioni regionali. Dal comune di Teramo arrivano Andrea Core e Flavio Bartolini, entra una donna, ovvero Maria Cristina Cianella, consigliere comunale di Mosciano Sant'Angelo, appoggiata da Paolo Gatti, mentre Pietro Adriani in quota Fratelli d'Italia è il più votato nell'opposizione. Il consigliere più votato in assoluto invece è il sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D'Ercole, che ottiene oltre 9.000 preferenze. Presidente, che bilancio possiamo tracciare di questo rinnovo del Consiglio provinciale? Ma sicuramente è una fotografia di quella che è la situazione dei consiglieri a livello provinciale, un voto che vede certamente i comuni della costa favoriti perché la dimissione di Pineto ha aumentato del 20% il voto ponderale, i comuni della costa sono sbilanciati sul centro-destra e hanno decretato un maggior voto ponderato sulla Casa della Forza del Territorio. Questi 5 seggi di 10 rappresentano un 50%, che è anche una fotografia politica di quelli che sono gli schieramenti dei vari comuni da un punto di vista politico, e sarà certamente figlio di un andamento dell'elezione regionale, quindi ogni candidato regionale ha il suo consigliere provinciale, il suo candidato consigliere provinciale, e sicuramente si preparano gli schieramenti per la vera battaglia che sarà il 10 marzo. E farà la differenza lei, farà la differenza anche Azione. Azione in coalizione col centro-sinistra alla regione, dalle dichiarazioni si legge un avvicinamento ancora al centro-sinistra, quindi alla lista del Presidente, certamente sono persone che manterranno gli impegni come più volte dichiarato. E di questa sostanziale equità lei comunque è preoccupato? Ma un'equità che di fatto viene anche dalla scorsa elezione, ricordiamo che la scorsa elezione erano 5 a 7 consiglieri, 5 del centro-sinistra e 7 del centro-destra, quindi se vogliamo si vince di nuovo una ripartizione quasi 50 e 50, l'ultimo seggio scatta su poche decine di voti ponderati, quindi di fatto la lettura non può essere data in funzione del metodo di ripartizione dei seggi, che avrebbe potuto vedere un 4 a 6 solo redistribuendo i voti che hanno preso le varie liste. Cambiamo argomento adesso. Con la fusione delle realtà territoriali di Chieti, Pescara e Teramo, questa mattina Silvia è nata ufficialmente Confindustria Medio Adriatico, che in termini dimensionali è la terza Confindustria del centro-sud Italia. Alla cerimonia ufficiale ha preso parte anche il presidente nazionale Carlo Bonomi. È nata questa mattina con atto ufficiale Confindustria Medio Adriatico, frutto della fusione tra Confindustria Chieti Pescara e Confindustria Teramo. Alla cerimonia, che si è tenuta all'hotel Hermitage di Silvi Marina, hanno preso parte i massimi esponenti delle due realtà territoriali accorpate, Silvano Pagliuca e Lorenzo Dattoli, e il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi. Bellissimo segnale per il territorio, si crea la terza territoriale del Mezzogiorno, che darà ovviamente forza alla rappresentanza del territorio e soprattutto darà servizi ad alto valore aggiunto ai propri associati. Grandi opportunità, pensiamo solo alla capacità di poter contribuire a velocizzare la realizzazione del corridoio Baltico-Mediterraneo, che è un'infrastruttura importante non solo per l'Abruzzo ma per tutto il paese.
Silvano Pagliuca, che è anche il presidente di Confindustria Abruzzo, ha messo in luce gli effetti positivi che saranno generati con la nascita di Confindustria Medio Adriatico. Con questa fusione siamo diventati la terza Confindustria del Centro Sud, quindi questo significa acquisire più autorevolezza, contare di più e quindi portare avanti le esigenze delle aziende del nostro territorio in maniera più concreta. E quindi questo è il primo punto che mi sembra evidente anche da quanto oggi è stato detto in questa assemblea. C'è molto da fare e noi tutte le volte che si parlerà di economia, di infrastrutture, di ZES, di porti, aeroporti, insomma tutto ciò che impatta sull'economia, ci saremo, anzi pretenderemo di esserci. Come vi organizzerete, ecco, questa prima fase, che tipo di assetto vedrà? Ma intanto l'unione delle due Confindustrie significa che ai 21 professionisti di Confindustria Chieti Pescara si uniscono altri 6 professionisti di Confindustria Teramo, quindi un'organizzazione molto forte che erogherà servizi sempre più eccelsi e sempre più soprattutto efficienti ed efficaci. Perché è importante procedere in questo? Andiamo a Chieti adesso, dove sono ancora fermi i lavori alla palazzina Ater nel villaggio Celdit a Chieti Scalo. A denunciare i disagi dei residenti la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Barbara Stella, pronta anche un'interrogazione per portare il caso in giunta regionale. Barbara Stella, a poco più di un anno dall'incontro tra Ater e i cittadini, la situazione delle palazzine Ater è ancora pressoché ferma. Allora, diciamo che i numeri sono ancora peggiori, perché per questa palazzina sono iniziati i lavori 30 mesi fa. Ci sono stati tanti momenti in cui i lavori si sono fermati. Un anno fa i residenti hanno protestato, l'allora presidente dell'Ater Tavani disse che in 90 giorni sarebbero finiti i disagi, ma ad oggi i disagi non sono ancora finiti, perché questi lavori di rifacimento facciate non si sono conclusi. Poi i residenti hanno più volte anche segnalato lavori fatti in maniera approssimativa e vogliono sapere quando si concluderanno questi lavori, perché le impalcature che sono state montate anche per 9 mesi senza alcun tipo di lavoro hanno procurato molti disagi in passato, sia in termini di decoro, di sporcizia, ma anche di sicurezza. Un anno fa c'è stato anche il tentativo da parte di estranei di entrare all'interno delle abitazioni. Speriamo che questi lavori continuino e terminino in tempi congrui, perché 30 mesi per un rifacimento di facciate è veramente tanto. E voglio anche sottolineare che la facciata che dovrebbe essere stata conclusa in realtà ha delle parti ancora non concluse. Ecco, i residenti si chiedono come mai questi lavori vanno così a rilento e come mai ci sono queste situazioni di stallo che oramai davvero è diventato insostenibile per loro. I residenti segnalano che nella giornata di oggi si sono avvistati alcuni operai, ma ciò che li preoccupa è la vicinanza delle feste natalizie e l'arrivo del freddo. Questo potrebbe essere un ulteriore problema? Guardi, noi loro e anche io con loro vedremo se questi lavori, che pare siano ricominciati, andranno avanti in maniera spedita, perché ripeto, è passato tanto tempo, ci sono stati lunghi periodi di stallo, loro hanno chiesto ai residenti tante volte spiegazioni che non sono arrivate, quindi io ho deciso di interrogare di nuovo anche la regione, perché a un'interpellanza di qualche mese fa l'assessore Quaglieri non mi ha dato risposte rispetto ai tempi di conclusione di questo cantiere, ma neanche rispetto alle motivazioni per le quali c'è sempre questa situazione di stallo e di fermo per questo cantiere. Ho già presentato questa interrogazione e vedremo se arriveranno delle risposte finalmente. E all'ospedale di Pescara questa mattina è arrivato il Babbo Natale carabiniere con ladricesta, tanti doni per i piccoli degenti ricoverati. Generale, una bella iniziativa che...
che si ripete da 21 anni, l'arma dei carabinieri, comando provinciale di Pescara, al fianco dei bambini ricoverati all'ospedale civile. Guardi, sicuramente queste sono delle iniziative molto importanti che vedono coinvolti più istituzioni e in particolare l'arma dei carabinieri, che è da sempre vicino alla collettività e soprattutto ai più deboli. Quindi sono delle iniziative che vanno in qualche modo sostenute da parte di tutta la collettività e noi facciamo la nostra parte. I carabinieri sono anche generosi, quando possibile insomma, cercano di partecipare materialmente al sostegno dei più deboli, ma io credo che in ogni caso questo sostegno debba avvenire sempre e comunque tutto l'anno in ogni modo. Ognuno di noi ha un preciso dovere di solidarietà. L'arma dei carabinieri è vicina alla gente, ma io credo che ognuno di noi come cittadino deve essere vicino a chi ha più bisogno. Un'arma dei carabinieri vicina anche alla Tricesta Ollus di Carla Panzino da 21 anni. La solidarietà è importante, importante soprattutto a Natale. Certo, è importantissima, ma come già ho detto, quello che conta è noi dobbiamo essere vicini anche a coloro che si impegnano nel sociale, perché tutti noi dobbiamo essere sostenuti, soprattutto di fronte alle difficoltà. Seconda iniziativa alla quale partecipo, organizzata dalla Presidente dell'Associazione Tricesta. L'impressione ovviamente è ottima. Chi diciamo sviluppa in modo così attivo, con passione e con tanto sentimento, il senso della solidarietà, credo che vada assolutamente apprezzato e le istituzioni devono stare vicine a questa associazione. Una bella iniziativa al fianco di chi soffre, soprattutto dei bambini, e dopo 21 anni è come se fosse sempre la prima volta. Beh, io credo che la vita non può essere considerata se non si tengono presenti le fragilità, soprattutto da chi rappresenta il futuro, quindi il mondo dei bambini. E quindi avere un'attenzione particolare a questi diciamo, bambini che vivono un momento di difficoltà è assolutamente un fatto fondamentale che va incentivato e testimonia un'attenzione della società rispettosa anche dei vincoli della nostra Costituzione, che è il valore della solidarietà. E come ogni lunedì apriamo l'ampia pagina dedicata allo sport, partiamo dalla Serie C, va sotto, rimonta e poi alcune occasioni per vincere la partita. Il Pescara esce con un 1-1 dal Del Conero di Ancona, Cangiano risponde al vantaggio lampo di Sacoma, i biancazzurri falliscono alcune occasioni per portare via l'intera posta in palio. Né vincitori né vinti nel derby del Medio Adriatico, terminato 1-1. Ai punti avrebbe meritato qualcosa in più il Pescara, sfortunato e un po' impreciso negli ultimi 18 metri, ma comunque sempre propositivo. Un punto per muovere la classifica in attesa della sfida con la Fermana e poi del mercato in cui si cercherà di migliorare l'organico, sapendo che oggi il primo posto resta sempre piuttosto lontano. Padrone di casa privi del portiere titolare Perucchini, Delfino senza Franchini e Pellacani, buona cornice di pubblico alla Del Conero dove ci sono oltre 1000 tifosi pescaresi. Sotto la direzione di Centi di Terni la gara inizia con il fulmineo vantaggio biancorosso al sesto con Cioffi che vince il duello sulla destra con Floriani, crossando a centro area per Sacco che di tacco a due passi da Plizzari mette la palla in rete facendo esplodere il Del Conero. Doccia gelata per il Pescara nella già fredda serata marchigiana con i ragazzi di Gianluca Colavitto subito determinati al cospetto dei biancazzurri. Brutto l'approccio di gara della formazione abruzzese che però al 18° trova il pareggio grazie a Cangiano che calcia dai 25 metri trovando la rete del pari con la complicità del portiere di casa. Esplode questa volta la curva sud con i 1000 pescaresi che esultano e con il Pescara che rimette così la gara sui binari dell'equilibrio. Il Delfino ci crede al 23° Merola in aria sfiora la traversa della porta dorica. Partita aperta con l'Ancona pericoloso al 28° con Sacò che sugli sviluppi di un angolo colpisce di testa dall'alto del suo 1,97 m costringendo Plizzari al salvataggio in calcio d'angolo. Diverse le emozioni visto che al 32° Cuppone crea un grosso pericolo in area marchigiana con Vitali e poi un difensore marchigiano che riescono ad evitare il gol pescarese. Al 34° ancora lavoro per Plizzari costretto a salvare con i pugni. I minuti finali del primo tempo vedono gli attacchi dall'una e dall'altra parte con la squadra del duo Zeman-Bucaro ancora pericoloso al 40° con la punizione calciata da Merola a fil di palo. Nella ripresa al 4° gol annullato a Sacò per fuorigioco, la partita si mantiene viva e giocata su ritmi alti. Al 12° sembra fatta per il vantaggio pescarese, ma Vitali su Merola salva con un grande intervento mandando il pallone sulla traversa. Si salva così la squadra di Colavitto con il Pescara pericoloso anche al 17° con il portiere di casa che questa volta si rifugia in angolo su punizione di Cangiano.
Cangiano. Al 24esimo Pescara ancora pericoloso con Merola che di testa in area mette il pallone di pochissimo fuori e la squadra di Bucoro a fare la gara con l'Ancona un po' sulle gambe. Nella parte finale di partita spazio anche a Tommasini e a Cornero per Cupone e Merola, con la partita che vede però lentamente scemare lo spettacolo e con l'1-1 finale che arriva al 95esimo. Per il Pescara solo un punto che serve per muovere la classifica e all'orizzonte c'è la gara con la Fermana, ultimo cimento del 2023. Sempre in Serie C, a un turno dalla fine del girone d'andata, il presidente del Pineto Silvio Brocco promuove ampiamente la sua creatura. A gennaio dice solo qualche ritocco e prioritario resta l'obiettivo della permanenza tra i professionisti. È un bellissimo risultato, un bel traguardo. Speriamo di far bene anche il girone di ritorno. Diciamo che non che sia inaspettato questo risultato, però con il direttore sportivo di Giuseppe, con Marcello, si è stata costruita veramente una squadra bella, combattiva, completa in ogni reparto. Sono ragazzi giovani e si stanno veramente facendo ammirare da tutte le squadre dove giochiamo. Il mio è un voto molto alto. Da insegnante che sono stato do 9 a tutti. Ad oggi non abbiamo nulla di certo, però ecco, il direttore si sta muovendo per qualche giocatore, non tanto, però può darsi qualche ragazzo, qualcuno che vada via e si completa con qualche altro. Prima di tutto sicuramente la salvezza anticipata, poi se ci troviamo in zona playoff è veramente un onore parteciparci, è una cosa diciamo bellissima che all'inizio certamente non potevamo pensare questo. Veniamo in Serie D, una rete di Grandis permette al Campobasso di battere un Chieti comunque reattivo che ha anche avuto occasioni per andare a segno, la più nitida con Masavu del servizio di Stefano Recanati. Per il Chieti il Molise non è certamente terra di conquista, dove ha ottenuto un solo punto su 9 a disposizione. All'Avicor Stadium vince il Campobasso per 1-0 che fino a mercoledì si godrà la testa della classifica. Nei nero-verdi c'è l'esordio di Caterino, nei rosso-blu quello dell'ex Pineto di Filippo. Il primo squillo del match è di marca nero-verde, Masavu domestica bene la sfera, il tiro col piede debole non trova lo specchio della porta da buona posizione. Squadra di Chianesi aggressiva nella propria metà campo e Campobasso in difficoltà ancora. Masavud, sfera che in qualche modo arriva dalle parti di Salvatore che va giù per Teghille di Collegno, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al primo affondo però il Campobasso passa a condurre, Pacillo in aria per il colpo di testa impreciso di Di Nardo, la sfera resta viva in aria, il più veloce a cogliere l'occasione Thomas Grandi che beffa Serra sul palo lungo, secondo centro consecutivo per l'argentino che bissa quello contro il Notaresco. La fase centrale della partita ride ai padroni di casa, Persichini stoccata dai 16 metri, Francesco Serra ci mette il guantone ed evita i suoi guai peggiori. Ancora Campobasso, Caterino perde un pallone sanguinoso al limite dell'area ospite e da là la ripartenza rosso-blu, sfera che arriva a Di Nardo, il quale però cestina l'occasione sul fondo. A differenza del primo tempo, la seconda frazione di gioco stenta a decollare, così mister Chianese si gioca anche la carta Ardemani in coppia con Fall per un più spregiudicato 4-2-4, ma la scintilla in campo non scocca, anzi ancora un pallone perso al limite, spiana la strada a Maldonado, conclusione forte ma centrale. Dall'altra parte Fall spalle alla porta, chiama al tiro Salvatore, pallone sul fondo. Tanti, forse troppi, gli errori del Chieti nella ripresa, che rischia di subire il raddoppio quando Persichini va a centimetri dal bersaglio grosso. Ancora Lupi, Molisani in avanti, sfida sull'asse dei Serra, il tiro di Antonello viene arginato con i guantoni dal suo omonimo Francesco. A differenza del primo tempo il centrocampo fa poco filtro e al 36esimo sono ancora guai per il Chieti. Persichini in stato di grazia costo per vie centrali, sinistro velenoso, palla al lato. Sul finire il Chieti recrimina ancora per un calcio di rigore, sospetta cintura ai danni di Fall, direttore di gara che fa giocare. Nel finale, senza troppi patemi d'animo, il Campobasso riesce ad arginare gli assalti neroverdi. Il Chieti si lecca le ferite per una gara giocata a testa alta, ma esce dal Selvapiana senza punti. Ora testa al match interno contro il Matese per chiudere in serenità il 2023. Clamorosa invece la rimonta dell'Aquila che sotto in casa di due reti contro il Termoli riesce a recuperare e vincere con Origlio, Banegas e Alessandro. Successo che manda i rossoblù di Cappellacci al terzo posto. Roberta Di Sante.
5 gol, 3 legni e un mare di emozioni per una rimonta che ha dell'incredibile. Al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia L'Aquila supera 3-2 il Termoli dopo aver chiuso sotto di 2 reti il primo tempo. Determinanti nella ripresa gli ingressi dei nuovi innesti del mercato di dicembre, Origlio e Marcheggiani, che danno il là ad una rimonta che consegna all'Aquila il terzo posto solitario alle spalle della coppia di testa. Ad approcciare meglio la contesa però sono gli ospiti, oggi guidati da Spagnuolo in panchina per la squalifica di Carnevale, partenza lampo della formazione ospite che sfiora il vantaggio dopo appena 1 minuto e mezzo quando Uspari in spaccata centra la parte interna del palo. Sono le prove di quello che avverrà 3 minuti più tardi quando Vittorio Esposito riceve palla sulla destra e piazza il diagonale ad incrociare all'angolino che vale l'1-0 in favore della squadra ospite. La reazione dell'Aquila c'è ma manca di concretezza. Al 18esimo bello lo spunto di Angiulli che smarca Persiani nell'area piccola che però da 2 passi non inquadra lo specchio. L'Aquila cresce col passare dei minuti. Al 37esimo Angiulli innesca Banegas che va in percussione e prova a servire Persiani nell'area piccola ma si salva in corner la difesa. Sul capovolgimento di fronte però l'Aquila si fa sorprendere in contropiede da un cinico Termoli che trova anche la rete del raddoppio. Al 40esimo Barchi dalla sinistra serve in area Longo che trova la deviazione vincente sotto misura e bagna l'esordio con la casacca giallorossa firmando il 2-0 con cui si conclude il primo tempo. Tutt'altra musica nella ripresa, Cappellacci fa entrare subito Walì e Alessandro per Del Moro e Del Pinto e proprio Alessandro al quinto si guadagna un calcio d'angolo sugli sviluppi del quale Mantini centra l'incrocio dei pali. Sfortunata la formazione di casa che centra il secondo legno di giornata, questa volta è Angiulli con una bordata dalla distanza a far tremare la traversa. Al 18esimo debutto per i nuovi innesti del mercato di dicembre, Origlio e Marcheggiani, il cui ingresso si rivelerà determinante. Passano 3 minuti dalla loro scesa in campo che Origlio lascia il segno e riapre la pratica. Punizione di Alessandro e colpo di testa sotto misura del centrocampista che da 2 passi riapre la partita. L'Aquila vuole recuperare le sorti del match e cresce ancora. Al 25esimo sempre Origlio si fa uomo assist e dalla sinistra pennella il cross per Banegas sul palo lontano che di testa insacca a fil di palo il gol che completa la rimonta e riporta la partita in parità. Ora gioca sulle ali dell'entusiasmo sospinta dagli oltre 1600 tifosi l'Aquila e al 31esimo mette anche la freccia di un incredibile sorpasso. Origlio è una spina nel fianco, il suo cross dalla sinistra taglia fuori la difesa molisana e Alessandro, lasciato solo, deve solo depositare la sfera in fondo al sacco. Il 3-2 è servito, lo stadio esplode e l'Aquila si prende il 3° posto in classifica in attesa del derby di mercoledì contro il Notaresco. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo alle 21 l'appuntamento con replay di Enrico Rocchi e i suoi ospiti per analizzare il pareggio del Pescara di ieri ad Ancona e proiettarci già all'ultimo turno del 2023, quello interno contro la Fermana. Il TG6 invece torna alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.